forse la forza che più mi attrae è quella del rispetto di questa collegialità e se devo fare un passo lo faccio indietro rispetto ai miei colleghi. E quindi per me il problema non esisteva e non esiste. Oltretutto chi ci sta poco può fare pochi danni. E questo già mi consola molto, perché il problema, il pensiero di sbagliare, non dico che non mi fa dormire la notte, ma in alcuni casi è successo. Questo riguarda soprattutto delle cause dove io avevo un maggiore onere, non una maggiore responsabilità, ma un maggiore onere di studio, di valutazione, di approfondimento. Io spesso non ho dormito la notte, spesso erano cause tecnicamente non esposte a grandi valutazioni mediatiche o cose del genere, quelle mi facevano dormire. Quelle che non mi facevano dormire sono le cause che hanno a che fare con la nostra coscienza, con la bioetica, quelle sì, quelle sono difficili, molto difficili. Per il resto ho cercato di difendere molto l'Europa e il diritto dell'Europa. Questo ho considerato fosse il mio compito in questa corte quando fui chiamato improvvisamente. Io stavo facendo i cartoni per tornare a casa mia. Quando fui chiamato capii che il mio compito era soprattutto quello e ho cercato di farlo. Al giusto, non dico al meglio perché il meglio non è di questa terra, ma ho cercato di farlo al giusto. Ecco, questo vi volevo dire, vi ringrazio molto innanzitutto voi, quelli, i miei colleghi, il personale tutto, al quale va tutta la mia attenzione e il mio affetto, purtroppo per poco tempo, però cercherò, ripeto ancora una volta, di non fare troppi guai.